Ciao ragazzi, sono Falconero e oggi sono qua con un nuovo video dedicato alla PS5 per chiarire alcuni punti e, diciamo, spiegare quello che sarebbe, secondo me e secondo tanti, il disastro comunicativo di Sony ieri. Allora, partiamo dall'inizio. Ieri Sony ha fatto una presentazione che tanti hanno giustificato e spiegato dicendo: "Eh beh, però si tratta di una presentazione fatta per insider, ovvero per sviluppatori, per comunicare a loro i dettagli sulla PS5." Quindi non capisco in che modo questa realtà, questa verità, riduca il problema e l'entità del disastro comunicativo. Mi spiego, ma per farlo devo fare un passo indietro. Fino a qualche mese fa, tanta gente avrebbe venduto la propria madre pur di conoscere qualche dettaglio su questa console. C'era un hype abominevolmente grosso intorno al progetto e Sony questo lo sapeva. Eppure ha deciso di affidare il debutto pubblico della propria console a una riunione per sviluppatori, mettendolo in live streaming e quindi mettendolo sotto l'occhio di chiunque, non solamente dello sviluppatore medio, ma anche del consumatore medio, che ha una percezione delle informazioni ricevute molto diversa dall'insider che poi dovrà lavorarci. L'errore, il disastro comunicativo è tutto lì. Sottovalutare le possibili conseguenze del proprio gesto per superbia, in preparazione, approssimazione, non lo so, qualunque sia il motivo, è stato un disastro comunicativo e gli effetti sono ben visibili un po' ovunque in queste ore, con gente che grida allo scandalo senza che di scandalo si possa parlare. Perché io ieri nel video non ho voluto sottolineare il problema comunicativo per dire: "Ah, hanno fatto uno schifo, ah, che orrore." Non era quello il punto. L'errore sta nel fatto che adesso la gente ha una visione di questo progetto molto inferiore rispetto a quelle che sono le sue effettive potenzialità. Quindi il fatto che sia, ma si sapeva che era per sviluppatori, e quindi non riduce minimamente il danno mediatico creato da loro stessi, ed è questa la cosa che mi manda al manicomio. Perché dico danno mediatico? Perché parlo di disastro comunicativo? Perché si parla di una console che dovrebbe porsi sul mercato con una forza incredibile, che dovrebbe in qualche modo ridicolizzare la concorrenza o quantomeno mettersi sullo stesso piano. E invece è successo l'esatto opposto. Da una parte si ha una Microsoft che palesa, forse ostenta anche una certa forza, una certa dimostrazione di consapevolezza di tutti quelli che sono i problemi e anzi non parla proprio mai di problemi. Dall'altra parte c'è una Sony che ieri non ha fatto altro che evidenziare incertezza, debolezza e dubbio. Una cosa che in questa fase era meglio evitare. Se la presentazione doveva essere per sviluppatori, sarebbe stato meglio farla, sarebbe stato meglio veicolarla attraverso canali per sviluppatori, non renderla pubblica e successivamente comunicare con le stesse informazioni in forma testuale, così come hanno fatto tante aziende prima di Sony. Quindi, semplicemente mandare il comunicato stampa ai vari siti, ai vari giornali e affidare a loro la comunicazione di quelle informazioni avrebbe avuto un impatto molto diverso, la gente ne avrebbe parlato con molto più entusiasmo e non staremmo qui a dover chiarire il disastro comunicativo di Sony. Allora, hanno palesato debolezza, come dicevo, perché la console è, in termini di specifiche, ad un primo sguardo è inferiore rispetto a quella Microsoft. Su quasi tutti i punti di vista, a parte un SSD che è il doppio più veloce. Bene, poi faremo un video a parte per parlare di queste differenze. Hanno palesato incertezza, perché si è parlato di un sistema di dissipazione ancora in divenire, si è parlato di compatibilità incerta con certi SSD da aggiungere alla console in un secondo momento, si è parlato di iniziale incompatibilità anche da un punto di vista di audio per tutti quei dispositivi che non saranno delle semplici cuffie. Impianti audio un po' più elaborati dentro casa, anche televisori stessi dovranno essere ottimizzati dopo il lancio. Sono cose che non ti puoi permettere a certi livelli e trovo allucinante che tanta gente non se ne stia rendendo conto. E soprattutto incertezza per quanto riguarda la retrocompatibilità. Ragazzi, Sony su PlayStation 4 ha un catalogo di circa 2000 e qualcosa prodotti, se non sbaglio. Di questi 2000 e passa prodotti, ne saranno compatibili in retrocompatibilità circa 100 che sono attualmente in fase di testing. Allora, anche lì, io personalmente tante informazioni in questa fase le avrei omesse.
Non avrei spiegato che abbiamo dei problemi qui, abbiamo dei problemi là, stiamo lavorando qui, stiamo lavorando là. Non lo devi dire al consumatore medio. Perché il consumatore medio poi comincia con i commenti, come si sono visti qui e altrove, con "e allora basta Xbox". La conseguenza è quella. E non c'entra niente che fosse una presentazione per insider, perché l'hanno vista tutti, anche chi non è un insider, ok? Questo deve essere, perché qui facciamo un discorso, come poi cercavo di fare ieri, ma non è arrivato il messaggio, quindi lo sto rifacendo, un discorso di mera comunicazione, qualità comunicativa. Qui c'è una falla enorme. E poi, confusione generale. Hanno palesato anche confusione, perché appunto questo discorso di compatibilità incerta con dispositivi audio, con dispositivi meccanici, e porca miseria, è un altro problema. Quindi, il concetto di base è, non è stata una brutta presentazione in senso assoluto, perché hanno spiegato nel dettaglio un sacco di cose. Abbiamo capito come funziona questo, come funziona quest'altro, il mirabolante SSD che la console potrà vantare, un SSD che, ripeto, ha una velocità doppia rispetto a quella dell'SSD Microsoft. Però resta il fatto che non è stata una presentazione all'altezza della situazione. In questa fase era necessario cavalcare l'hype, non troncargli la testa con un macete, perché questo è ciò che è accaduto. E io trovo assurdo e paradossale che Sony non se ne sia resa conto. Io non dico che sarebbero dovuti salire sul palco i pony, le cameriere di Hooters, che mentre Cerny parlava gli facevano così. No, non è quello il concetto, però un po' più di spettacolarità per adattare una presentazione per sviluppatori al grande pubblico sarebbe stata necessaria e doverosa. Non ci si può nascondere dietro a un dito e dire ma era per sviluppatori. Sì, non è passato però il messaggio. Sarebbe stato necessario e importante chiarirlo in maniera particolarmente violenta a livello comunicativo prima che la presentazione fosse messa online. Se tutti i siti e tutte le riviste e tutti gli influencer e tutti quanti avessero parlato in maniera molto molto chiara e con largo anticipo di presentazione per gli sviluppatori, il consumatore medio non starebbe gridando allo scandalo in questo momento. Io mi sto scagliando esattamente su questo punto. Non sul fatto che la console abbia delle specifiche inferiori rispetto alla concorrenza o sul fatto che la presentazione sia stata un pochino fiacca, perché essendo una presentazione rivolta al mondo, essendo disponibile live streaming, andava adattata a un pubblico generale e più eterogeneo, non solamente allo sviluppatore medio che tanto tante cose già le sapeva, perché poi ragazzi anche quello, cioè Io per carità, certe volte mi viene da sorridere e mi spiace apparire un po' così sgradevole, però ma gli sviluppatori come facevano a saperlo? Gli sviluppatori già lo sapevano da mesi quello che gira su PS5, cioè com'è strutturata PS5, perché altrimenti non avrebbero potuto iniziare a lavorarci. Non è che lo sviluppatore medio inizia a lavorare su PS5 il giorno che esce, ragazzi, non crediamo alle favolette. Per cui era una presentazione per sviluppatori così. Ma chi doveva sapere certe cose già le sapeva, e chi non le sapeva non è che gli cambia granché sapere che tipo di SSD ci sia in questo momento. Cioè, allo sviluppatore amatoriale che sta su Unity abitualmente, sapere che la PS5 ha un SSD proprietario custom con velocità di 5.5 giga al secondo di lettura, sì, lo sa, e mo che lo sa, cioè ecco, il concetto è quello, cioè hanno nascosto l'errore comunicativo dietro ma è per sviluppatori. Quindi, siccome almeno da parte mia l'intento di ogni singolo video di commento, di analisi di una situazione è quello di aprire gli occhi del consumatore, è quello di consigliare il consumatore, è quello di star vicino al consumatore medio, perché questo è il mio ruolo, anche se a tanti non entra questa cosa, ma chi fa quello che faccio io in teoria ha una sola responsabilità: essere chiaro con chi ti ascolta, senza preconcetti, senza pregiudizi, senza niente, la chiarezza. E volendo essere chiari, non si può nascondere un errore comunicativo come quello di Sony dietro al però l'hanno fatto per sviluppatori. E che vuol dire? Era meglio allora rimandarlo, la messa online, era meglio anticipare con qualcos'altro e poi fare questo.
C'erano tanti modi per evitare tutte le polemiche che sono insorte in queste ore. Non è stato fatto uno di questi modi per evitarlo. Insomma, spero che il messaggio sia arrivato questa volta perché era importante che arrivasse e ci tenevo particolarmente. Poi, ripeto, domani magari faremo un altro video per chiarire alcuni punti, per mettere a confronto le due console, per parlare concretamente delle differenze fra le due console che paradossalmente avvicinano le due console molto più di quanto molti non credano, perché tanti avendo visto le specifiche, ah, quindi Xbox è decisamente meglio. No, non propriamente, perché ci sono delle caratteristiche della console che potrebbero limare il gap che le divide. Per cui, insomma, ci sarà tanto da dire, lo faremo nei prossimi giorni con approfondimenti appunto dedicati, ma in questa sede ci tenevo a chiarire l'errore reale che c'è stato ieri, quantomeno per evitare che tante persone si nascondano dietro a questo dito che poco nasconde, vedete? Mi si vede lo stesso anche se metto il dito davanti, così come si vede lo stesso l'errore di Sony anche quando si dice che è stata fatta una presentazione per sviluppatori, ok? Quindi, ragazzi, un abbraccione a tutti e vi diamo la console war, perché non sono video per alimentarla, sono video per parlare, cosa che sembra essere sempre più difficile, ma insomma, questo è.